San Luigi Gonzaga, un'esistenza dedicata a Dio e ai fratelli. Luigi nacque a Castiglione delle Stiviere, tra Brescia e Mantova, nel 1568, figlio primogenito del marchese Ferrante Gonzaga. Il padre sognava di farne un valoroso soldato e un principe saggio e per questo lo educò fin da giovanissimo alla vita militare. Fu prima paggio d'onore alla corte del Granduca Francesco a Firenze, poi alla corte del Duca di Mantova e infine in Spagna, come paggio dell'infante Don Diego. Ma nulla della vita mondana condotta in quegli anni attrasse Luigi. Il vuoto e la vanità della vita di corte fecero maturare in lui la decisione di dare orientamento diverso alla sua esistenza e di dedicarsi al Signore nel servizio dei fratelli. Decise così di farsi gesuita. Nonostante la resistenza del padre, riuscì a firmare la rinuncia al marchesato in favore del fratello Rodolfo, 1585, per entrare nel noviziato romano della Compagnia di Gesù. Quando a Roma scoppiò la peste nel 1590, Luigi fu tra i primi ad andare a occuparsi dei malati e lo fece con amore e dedizione ammirevoli, ma solo per poco tempo, perché cadde presto anche lui vittima del contagio. Aveva incontrato per strada un appestato morente e se lo era caricato sulle spalle per portarlo all'ospedale. Quell'atto di carità gli fu fatale. Morì nell'infermeria del Collegio Romano il 21 giugno 1591, a solo 23 anni. Proclamato santo nel 1726, venne additato ai giovani come esempio di vita integra, amante della purezza e nemico di ogni compromesso. Benediciamo il Signore.